teniamo presente, signore. Magari qualche chef lo preparerà. Poi in ogni caso lei ci segue spesso, quanto ho capito. Quindi magari. Diciamo, se mi sentirò e mi viene difficoltoso prendere la linea. Sì, perché c'è molta gente che vuole intervenire. Comunque teniamo presente anche questa ricetta, signora. E prima o poi la prepareremo. In ogni caso, se magari lei ci vorrà richiamare no, per dirci. È qualcosa di bellissimo, a me piace. Lo immagino. Signora, vedere quel giretto di fuori. Perché poi c'è la pancia, le costoline, tagliare tra una costola e un'altra la fetta. Certo, no? Certo. Perché ecco, un garbo loro lo fanno, ma è un piatto squisito, signora, perché si mangiano, perché poi quegli spaghetti sono cotti, quindi interiore delle fatti con i fegatini e poi con tipi. Va bene, signora. Mamma, sono delle, ma quante ricette che sto, ma non lo so. Va bene, signora, magari ci risentiremo così. Faccio auguri con il risultato di buona parte. Grazie, signora, altrettanto a lei. Io comunque la seguo sempre. Grazie. Ah. Grazie, signora, molto gentile. Una buona serata, grazie. Abbiamo preparato questi gamberi. Allora, abbiamo preparato questi gamberi. E abbiamo frullato anche le fragole. A mettergli il croccante. Il croccante delle mandorle. Il croccante delle mandorle. Eccole qua. Pronto? C'è un profumo irresistibile. Infatti. Pronto? Non è pronto. Abbiamo frullato intanto le fragole, vero? Quelle sì, sono sì, le sì. Fragole frullate. Allora, facciamo le fragoline qua. Questa adesso salsa cambia, dolce cambia subito, tutto. Cambia, gli facciamo cambiare tutto qua al piatto, eh. Sembra passata di pomodoro, ma invece sono fragole, signori, eh. Un bel piatto a vedersi, coloratissimo, fresco, primaverile. Il profumo, si mescolano i profumi, vero, sì, chef? Questo è ottimo, è veramente eccezionale. Come direbbe lei, è internazionale questo piatto. Sì, internazionale. Ecco qua. Benissimo. Un po' di verde. Il verde. Salve. Pronto, allora, buonasera. Salve, sono Angelo, ti ho chiamato poco fa. Angelo di Cosenza? Sì, sì, sì. Angelo, bentornato, ci dica. Grazie. No, volevo sapere soltanto due cose. Sì. Allora, scusi il gioco di parole, per il primo primo. Sì. Ecco, per il primo quello con... questo qui che sta vedendo ora. Sì. Ecco, al posto dei linguini si possono mettere gli spaghetti, perché a me i linguini non piacciono. Sì, sì, tranquillo. E poi un'altra cosa. Vanno per benissimo. Per i gamberoni con le mandorle che ha fatto adesso. Sì. Siccome io sono astemio, al posto del vino cosa si potrebbe mettere? Al posto del vino, il cognac che stavo dicendo, ma se lei è astemio. È astemio. Non mettere niente. L'acqua della pasta. Ah, l'acqua della pasta sì. Non mette, quindi. L'acqua della pasta va benissimo. Va bene. Va bene? Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Grazie a te, Angelo. Ciao. Ciao. E siamo quindi a un altro secondo, molto bello, d'effetto, questo, veramente, complimenti, lo mettiamo anche lì, chef. Abbiamo fatto... Sì, lo metto io, il chef ha le braccia più lunghe, però faccio io, ecco qua, vedete anche questo secondo, i nostri gamberoni, veramente un bellissimo piatto colorato, molto vivace, e sono infatti gamberoni al croccante in salsa Thai. Ora ci spostiamo da questa parte e torniamo alla crema. Sì, prendiamo le pere, facciamo il derzere prendiamo adesso. Prendiamo le pere. Intanto io vi ricordo gli ingredienti che servono per questa crema. La crema curd, vero chef? Curd, si scrive curd. Curd, si scrive curd, è inglese. È inglese, lemon okay. Curd. Curd, crema curd al limone. Allora, gli ingredienti sono, intanto sento che c'è al telefono. Pronto? È pronto, poi Isabella, alto. Ah, ciao Isabella. Io sapevo che eri bravo, ma non fino a questo punto. Allora, senti, ti devo richiamare allora. Ascoltami, a mia cugina l'hai presa dalla gola, ma te la sposi, dì la verità. A tua cugina? La tua moglie è cioè sua moglie. Sì. Non lo so com'è stato... Non lo so. L'avrà anche presa per la gola, senz'altro, con tutti questi pranzetti che cucina. Bene, signora. Sei forte veramente, mi fa impazzire così tanto. Grazie, grazie. Non ho parole. Va bene. Saluto tua moglie e interessa perché è quest'ora che starà guardando. Ciao Anna. Ciao, ciao. Buonasera ciao. Signora, buonasera, grazie. Salutami a tutti, ciao. Ciao. Allora, per questa crema vi dicevo gli ingredienti sono, li ricordo un attimino, chef, poi allora, procediamo subito andiamo con qua, prendiamo le una pere. Bella pera.
Allora, sono 4 rossi d'uovo, 150 grammi di zucchero, li dico io, 75 grammi di burro, mezzo litro di succo di limone, una bustina di vanillina, 50 grammi di frumina. Ora siamo alle pere, ci servono delle pere. Io mi prendo un altro sac à poche. Il sac à poche, come facciamo? Se no la signora Maria del sac à poche poi si lamenta. Allora, abbiamo preparato questa crema che l'abbiamo fatto raffreddare con un po' di zucchero sopra per evitare che si formasse la crosticina. Ora abbiamo preso la pera, il nostro sac à poche, al quale siamo molto affezionati. Allora, ci facciamo una giratina, ecco come è rimasta bella dura, sì, che a me serviva dura. Uh-huh. Poi a casa se devono farcire qualche torta, la tirano un pochettino prima dal fuoco. Eccola qua, così per me è perfetta per le mie pere. Benissimo, volendo si poteva lasciare anche più morbida. Io dipende sempre dall'utilizzo che se ne volevo, vuole fare. Volevo fare un piatto, però non abbiamo altra punta, mi servivano delle fragole, va dentro. Okay. Abbiamo ancora quanti minuti a disposizione? Abbiamo 18 minuti a disposizione, sì, quindi ce la facciamo. A posto, a posto. Andiamo a tagliare queste pere. Anche le pere devono essere abbastanza... Allora, se abbastanza la pera William è quella più... diciamo idonea, perché è più bassa e più larga, però questa qua non questa è niente abate, male. Se non sbaglio, questa la pera è una abate. Sì, questa è una abate. Infatti queste pere quando uno li compra dicono abate pietà di me. Eccoci qua. Hai visto come viene liscia la crema infatti. Con la fumina? Pronto? E sono la signora di prima. Sì. Come si chiama signora? La sorpresa, Caterina mi chiamo. Ah, Caterina. Bene, ci dica signora. No, le volevo fare complimenti perché è la prima volta che chiamo, quindi. Ah, bene. Emozionata. Da dove ci chiama signora? Serra Stretta. Ah, da Serra Stretta. Ah, Serra Stretta. Siete gemellati con Sersale, io so tutto, eh. Sì, sì. Potete ripetere la ricetta della crema? Perché non ho assolutamente... Sì signora, la ripetiamo immediatamente. Vuole rimanere in linea con noi o gliela diciamo quando chiudiamo signora? Come volete voi. Allora gliela dico subito, a carta e penna? Sì. Allora, 4 rossi. C'è signora, sì? 4 rossi ho detto, 150 grammi di zucchero, 75 grammi di burro, mezzo litro di succo di limone, una bustina di vanillina e 50 grammi di frumina. La frumina, signora, lo dicevamo prima, lei la trova nel reparto dello lievito, proprio accanto al lievito c'è la frumina nelle confezioni di cartoncino, signora, quindi la trova facilmente. Ah, va bene, grazie. Grazie a lei. Grazie, signora. Arrivederci, signora. Andiamo ad abbellire con questa crema le nostre pere. Lo chef ci diceva sin dall'inizio che può essere utilizzata anche per guarnire i dolci, quindi pan di Spagna, crostate, vero chef? Sì, sì, questa qua sì. Pronto? Pronto, buonasera, sono ecco Michele. Qua. Michele, da dove ci chiama? La Nicete. Benvenuto, signor Michele. Ho chiamato l'altra sera per fare gli auguri di Pasqua. Ah, sì, ricordo perfettamente. Sì, come no, signor Michele. Vorrei, una mia curiosità, no? Sì. Quelli due primi che lì si è preparato con una grande fantasia, no? Sì. Allora li assaggia nessuno? Sì che li assaggio, come no signor Michele? Secondo lei rimangono voglio... così? Certo, non riesci a capire perché a me mi piacciono i primi, l'ho detto stasera. Ah è vero, ha detto che ti piacciono i primi, sì, ha ragione. Sì, mi complimento lì con il grande chef perché veramente ha delle fantasie. Io vi ringrazio che apprezzate la mia arte. Sì, ma un arcobaleno di colori. Ha visto che bello colorato, facendo, vale. Grazie. Bene, sì, ringraziamo tanto signor Michele. Sì. Poi qualche sera do una ricetta al signore di Sevilla, una ricetta del primo del piatto povero, diciamo. Sì, perfetto, va bene.
La ringrazio. La posso dare anche stasera, ma perché anche io sono un po' debole.